Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Oggi desidero parlare in merito ad un altro argomento della probabilità, che è la probabilità composta. Quindi, relativo alla prova preselettiva del concorso docenti 2020, prova preselettiva. E calcolo della probabilità. Con oggi spiego la probabilità composta e lo faccio inserendo prima un esempio e poi la formula per calcolarla. Allora, si immagini, allora, calcolare. Questo potrebbe essere un quesito, la probabilità che tirando due monete esca due volte testa. Allora, andiamo per piccoli passi. Se io tiro due monete, può capitare che esca testa testa, testa croce, croce testa, croce croce. E ovviamente di tutte le possibilità a me interessa questa, quindi è un evento favorevole su quattro possibili. Quindi la probabilità connessa a questo evento sappiamo già che è un quarto. Adesso cerchiamo di capire come fare a raggiungere questo un quarto senza dover fare tutte le combinazioni, perché ad esempio se la domanda fosse stata tirando tre volte testa o che esca due volte uno tirando due dati. Allora adesso vediamo quale formula applicare e come risolvere questi altri quesiti. Allora, affinché esca due volte testa, devono accadere due eventi. L'evento 1 esce testa. E l'evento 2 esce di nuovo testa. La probabilità che esca testa, abbiamo detto che l'evento favorevole è 1 perché c'è solo una testa, gli eventi possibili sono 2 e un mezzo. E anche qui, a rigor di logica, la probabilità è un mezzo. Ebbene, la probabilità di due eventi composti, quindi che accada sia E1 che E2, P di E, i due eventi composti, è uguale al prodotto delle due probabilità, quindi P di E1 per P di E2, che è un mezzo per un mezzo, il prodotto al numeratore 1 per 1 1, prodotto al denominatore 2 per 2 4. Se lo moltiplico, se volessero la risposta in percentuale, 100%, 100 diviso 4 è 25, 25%. Scrivo meglio che magari non si legge al meglio, la probabilità è del 25%. Quindi a questo punto, ritornando a quello che ho detto poc'anzi, calcolare, facciamo un altro esercizio, calcolare la probabilità che tirando due dadi esca due volte 1. Allora sappiamo che la probabilità dell'evento 1 è, quindi deve accadere che tiro un dado ed esca 1, quindi c'è solo una faccia con 1 su 6 possibilità. Poi deve accadere la stessa identica cosa, quindi P di E è il prodotto di un sesto per un sesto, 1 per 1, 1, 6 per 6, 36. Volendolo portare in percentuale, 36%, scusate, 100 diviso 36 perché moltiplico per 100%, è circa 25 noni, che è 2,7 periodico. 2,7 periodico lo approssimiamo circa 2,8% o anche 3%, se ve lo dovessero chiedere. Ok? Facciamo
Vabbè, adesso considerando queste formule della probabilità, ad esempio se avete quattro paia di calzini, di cui solo uno è di un determinato colore, qual è la probabilità che esca proprio quello? Quindi valutate quali sono i casi possibili, cioè favorevoli, e divideteli per i casi possibili ed eventualmente moltiplicate per 100%. Se a questa richiesta se ne aggiunge un'altra e quindi vi chiedono qual è la probabilità, ad esempio, che tirando un dado esca un numero pari e che su 5 paia di calzini ne esca proprio quello di colore beige. Essenzialmente calcolate la probabilità del primo evento, la probabilità del secondo evento e fate il prodotto. Facendo così il prodotto, risolvete il problema. Io direi che per questo video è tutto, così poi eventualmente faccio un altro video relativo a qualche esercizio pratico. Buona giornata, mettete like, condividete il canale, iscrivetevi e se attivate la campanellina saprete quando escono tutti i video. Buona giornata e buono studio.